con The Boat Show siamo a Padenghe sul Garda e vi portiamo a visitare uno studio di progettazione molto importante in Italia. È difficile che un velista non abbia mai navigato su una barca uscita da questo studio o perlomeno dove questo studio ha collaborato alla costruzione. È Felci Yacht Design, fondato nel 2001 da Umberto Felci, Lorenzo Giovannozzi ed Elda Cortinovis. Un'attività poliedrica che comprende il disegno di prototipi per partecipare alle regate e la collaborazione con grandi cantieri come Del Pardo e Dufour. La gamma Dufour è praticamente tutta disegnata dallo studio Felci. E poi ancora Ice Yacht con le barche più recenti e importanti, il 60 e il 70 piedi. L'Ago rappresenta quello che è a fondo una grandissima palestra. Ho cominciato sul lago a navigare, ho cominciato ad andare a vela quando ero molto giovane, prima di 4,20, con mio fratello e quindi molti sono i ricordi. Ho deciso di cominciare la mia attività sul lago proprio perché c'era un discreto indotto legato a cantieristica e mi piaceva essere in stretto contatto con i primi cantieri che hanno realizzato i primi miei progetti. Quindi il fatto di poter collaborare direttamente, andarmi a seguire le costruzioni, era una cosa molto importante, quindi il lago era molto sinergico. La 100 miglia ha rappresentato, soprattutto in passato, un tassello importante. La prima barca che ha vinto la 100 miglia è il Bravissima. È il mio progetto numero 3, avevo anche timonato la barca. Era una barca nuova, diversa, che ha dimostrato veramente delle caratteristiche incredibili. Ancora oggi Bravissima vince. Poi la 100 miglia, mie imbarcazioni, tantissime l'hanno vinta. Il Clandestine, che è il nostro Classo Libera, penso che l'abbia vinta 5-6 volte. Progettare una barca in fondo ancora oggi è una cosa molto complessa. Si devono mettere insieme tante conoscenze dal punto di vista appunto pratico, cioè devi sapere cosa stai facendo, una barca la devi conoscere, l'attrezzatura di coperta, per forza di cose è un vantaggio incolmabile e soprattutto è una condizione che è necessaria. Poi c'è una competenza scientifica che tu devi collimare, perché non basta essere un velista per progettare una barca. Ovviamente è importante anche l'elemento del saperle poi costruire, ci vuole perché ti porta a progettare meglio. E poi la bellezza dell'oggetto è un altro elemento che va insieme. Tu hai studiato architettura, pensi che questo ti dia un vantaggio o sia uno strumento utile a questo lavoro? Ma guarda, direi che alla fine dei conti sicuramente è stato una fase molto importante. Me ne rendo conto adesso più che in passato. Il fatto di saper gestire un progetto nella sua complessità, quindi gli aspetti tecnici, gli aspetti formali, gli aspetti umanistici, il rapporto con i clienti, sono proprio una cosa che scaturisce tantissimo da questo, dall'approccio, proprio dal metodo di studio che si impara in una... La cultura del progetto, del far bene, del costruire, nel seguire il dettaglio. Ci vuole la competenza tecnica, competenza scientifica, ma il valore artistico di quello che fai è importante. Cioè, la mia famiglia ha un background artistico da generazioni, in certi momenti viene fuori probabilmente, non lo so. C'è sicuramente il gusto di fare una cosa fatta bene, forse anche un po' la capacità inconscia di riuscire a creare qualcosa che alla gente piace. Questo non è scontato, in fondo non si può studiare. Cosa piace alla gente? Che cosa cerca nelle tue barche? Guarda, io penso che molti siano affascinati dal nostro piccolo team. In fondo siamo un gruppo molto affiatato che racchiude competenze diverse, perché il mio socio è ingegnere aeronautico, abbiamo Guglielmo che è un ingegnere, Gabriel che è un architetto, Giulia che anche lei è ingegnere, quindi mettiamo insieme ognuno un piccolo tassello, un aspetto.
Un ingegnere aeronautico e un architetto sembra un matrimonio perfetto per disegnare barche. Ma diciamo che è una binata che effettivamente penso che sia stata abbastanza vincente. Ci completiamo molto, c'è molta stima e amicizia reciproca, quindi questo sì, penso che si ripercuota molto nei nostri progetti. Ogni progetto nuovo è un nuovo equilibrio da ritrovare, perché per poter andare avanti, alzare l'asticella, c'è sempre bisogno di mettere qualcosa di più sul tavolo. Quindi su uno dei piatti della bilancia vengono messe le nuove idee, le nuove anche provocazioni, e questo devo dare molto merito a Umberto, che è sempre molto dinamico e riesce sempre a dare nuovi stimoli. Io ho l'impressione che nella nautica però i cantieri spesso ricerchino dei designer che non conoscono il prodotto, nella speranza che questi portino nuove idee. E io sono abbastanza contrario. L'oggetto barca è una cosa precisa, è un mondo complesso dove metter mano. Sono d'accordo. Sono due atteggiamenti in fondo, no? Il tradizionalista che immagina che la barca a vela deve avere il carteggio sulla destra, e invece la visione di chi dice no, basta, ci hanno stufato queste cose, adesso arriviamo, facciamo le cose di rottura. È chiaro che io sono d'accordo sul fatto che la barca deve avere delle caratteristiche tecniche imprescindibili, cioè non esiste una barca a vela, deve essere perfetta con 20 nodi di bolina, se non va bene lì non è una barca a vela. Questo qui non ci sono scuse, che mi puoi raccontare il design, non ci sono scuse. Però per arrivare lì posso arrivarci in tanti modi. Non posso non guardare quello che fanno gli altri, dove sta andando il mondo del design, le forme, quello che la gente vuole percepire. Nella nostra stanza virtuale si riesce proprio a lavorare come fanno i car designer, a livello proprio di dettaglio formale. Una volta non si faceva questa cosa qui. Quali sono i campi dove si può ottenere un progresso maggiore nella nautica, dove l'esplorazione forse è ancora incompleta? Ma diciamo che la nostra fortuna è di fare un progetto a 360 gradi, e quindi sono diversi i settori, i campi che ci vedono impegnati. Sicuramente gli strumenti, i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione ci permettono di analizzare e approfondire forme e idee che fino a qualche anno fa potevano solo rimanere delle ipotesi. Quindi diciamo che le idee arrivano sempre dalle persone, ma gli strumenti nuovi permettono di avere quella confidenza per far sì che si possa andare in certe direzioni dove qualche tempo fa non ci si poteva spingere. Senti Umberto, ma svelaci il segreto, qual è la tua barca ideale, quella che costruiresti per te? Allora, prima cosa deve essere una barca a vela, perché in questo momento in particolare il fatto che la barca a vela sia il vero mezzo ibrido che abbiamo a disposizione mi porta sicuramente in questa direzione. Le dimensioni devono essere abbastanza generose, io direi che tra i 55 e i 65 piedi è quello che mi sembra giusto, perché sono un po' claustrofobico, a me piacciono gli spazi grandi, quindi poche cabine abbastanza ampie, pochi bagni abbastanza ampi, in modo da poter vivere a bordo, ecco, una vita rilassata, spostandomi a vela però in modo sicuro e veloce. Ecco, un pochino questi sono i concetti che si riassumono in un nostro progetto e che mi piacerebbe poter vivere un po' di più. Secondo me la barca a vela è la sintesi del concetto di equilibrio, l'equilibrio tra prestazioni e sicurezza, tra estetica e abitabilità, tra leggerezza e robustezza. Ogni volta bisogna miscelare questi fattori, e quello che noi facciamo quotidianamente è metterli insieme con una grande rigorosità. È un lavoro che si vede poco, è un lavoro di cui si vedono gli effetti, perché quando si viene provata una barca e vengono
lodate le doti di equilibrio, di facilità di utilizzo, ma anche di velocità, performance, eccetera, è tutto frutto di un grandissimo lavoro che si vede meno, ma che parte appunto dalle forme di carena, ai profili utilizzati nelle pinne, alle superfici laterali delle appendici in genere, le riduzioni di resistenza dei bulbi. E tutto questo è un, tra virgolette, è un lavoro sporco che nessuno vede, ma che fa poi la differenza dell'oggetto barca a vela. La vera prestazione non è la punta di velocità, ma è la confidenza che si deve avere nel proprio mezzo di poter anche cavarsela in situazioni complesse. Questa è una grandissima peculiarità che viene ricercata costantemente nel nostro lavoro. In questi anni abbiamo lavorato con tanti brand, tanti cantieri importanti. Abbiamo cominciato con il cantiere del Pardo moltissimi anni fa, abbiamo realizzato il primo Gran Soleil 70 Custom e poi una serie di barche per questo cantiere. Poi abbiamo lavorato per la Dufour, abbiamo cominciato nel 2002 a fare barche per Dufour, creando le gamme Performance e le gamme Grand Large. Abbiamo cominciato col famoso Dufour 40 nel 2002 e stiamo ancora collaborando con loro. Per Dufour abbiamo dovuto cercare di creare, di collaborare alla creazione di un brand così importante, cioè alla fine il nostro prodotto, progetto, è ovvio che ha una ricaduta importante su quello che è poi il cantiere. Quindi per esempio l'idea di introdurre un family feeling molto forte tra un modello e l'altro era stata una cosa che nel 2002-2003 era parecchio innovativa e a noi era sembrata una cosa molto naturale. È una cosa che hanno cominciato a fare anche tutti gli altri parecchi anni dopo. Anche con altri cantieri importanti, come ad esempio Ice Yacht, abbiamo portato avanti il nostro tipo di approccio al progetto. Per Ice, con cui collaboriamo fin dagli inizi, abbiamo sviluppato molti modelli di successo. Parliamo di un 52, di un 60, che sono stati costruiti in svariati esemplari per arrivare poi fino all'ammiraglia, che è il 70 piedi. Tutte queste imbarcazioni hanno una linea trasversale che le rende riconoscibili. Ecco, questo è frutto di un lavoro voluto che cerca di dare proprio una continuità a un lavoro legato a un brand. È un approccio diverso rispetto a quello che abbiamo tenuto con altri cantieri per i quali abbiamo realizzato dei progetti unici, come per esempio il 65 per Persico Marine o i progetti fatti per Adria Sail, che sono imbarcazioni completamente custom, tagliate sul cliente e cucite quindi su misura. Quando in Dufour Yacht ci hanno chiesto di mettere la plancia barbecue a poppa, ci siamo guardati come se fosse una follia. E però ovviamente abbiamo fatto quello che ci chiedevano, quindi abbiamo provato a introdurre la plancia nel miglior modo possibile, che desse il meno fastidio possibile. Ecco, ti dirò che questa è stata una delle cose incredibili, perché ha avuto un successo di vendite pazzesco e ogni volta che io vado in crociera con un Dufour mi rendo conto del perché. Di tu dalla mattina alla sera puoi cucinarti i pancake alla mattina, il polletto allo spiedo alla sera, quindi effettivamente una cosa molto semplice che costa qualche centinaio di euro rende l'utilizzo di una barca molto migliore, molto più friendly e ti permette di vivere una crociera molto meglio. È molto importante usarle le barche, andare in crociera. Io tutti gli anni vado in crociera, le provo una dopo l'altra, mi faccio con la famiglia, è un modo per vivere il mare, no? E quindi è un continuo crescere all'interno della propria progettazione.